metà di mese. Eccoci. Allora. Allora. Ciao, Ascoli Entella Provercelli Ternana. Quali sono le vostre altre DB preferite? Ascoli Entella Provercelli e Ternana. Ternana, perché l'ho vista anche in Serie B, in Ternana Bologna, quindi poi mi piacciono i colori rosso-verdi. Okay. Molto molto altre DB. Per me è Ternana. Ok, io le altre sinceramente non le conosco. Beh, l'Entella, anche l'Entella è una bella altra DB. La Virtus Entella. Mi gioco la Provercelli. Provercelli, va bene. Scudetti. Sette scudetti come il Bologna, quindi dai. Diciamo Ternana e Provercelli. Sì. Collezionate figurine, chi ti fate i mondiali? Grande domanda. Allora. Abbiamo appena visto Russia-Spagna. Abbiamo tifato per la Russia, che ha vinto i rigori. O meglio, abbiamo tifato contro la Spagna. Esatto. Perché se ci fosse stata qualsiasi altra squadra, avremmo tifato contro la Spagna. Per così. E quindi naturale. Tifiamo... Giappone. Sì, dai, Giappone. Ci piace il Giappone per reminiscenze da cartoni animati. Collezionate figurine? Non più, da qualche anno non più. L'ho fatto per fino ai 15-16 anni. Poi... E tu dopo hai anche venduto. Degli album, degli album completi, mi è dispiaciuto molto in realtà, perché sì. Adesso sarebbero oggetti da collezione. Beh, magari collezione no, però è un bel ricordo. Va bene. Ma le due famose figurine che non si trovavano mai, Poggi e Volpi, le hai trovate, le avevi? Secondo me le dovete richiedere, sì, le non state mandate, tu le hai pagato. Sì, lì a fine album quando ne mancavano 30-40. Videogioco di calcio preferito, Sensible Soccer, FIFA o PES? Io sono sempre stato, allora io la mia prima PlayStation l'ho avuta che ero molto giovane, molto cinno e quindi ero molto legato a FIFA 98, quindi l'anno dei mondiali, con grande colonna sonora a inizio videogioco. C'erano i Blur e quindi io sono abbastanza legato a FIFA, poi ovvio gli altri sono un po' più belli. Voi? Pessaro. PES? Io sono tu un sei un Pessaro, abbiamo io un Pessaro. Anch'io. Ok. Sì, affezionato a FIFA. Ok. Allora, siete stati al South by Southwest, raccontateci la cosa più figa fatta in questo viaggio o la cosa più imbarazzante. Oh! Bella domanda. Possiamo anche rifarci all'anno precedente. Sì, siete stati gli ultimi due anni. La cosa più figa... Bella, che domanda. Stavo pensando... C'è un'aneddotica lunga. Poi la tagliamo. Tanto poi la tagliate, quindi pollage. La cosa più figa. La cosa più dai, la peggiore, cos'è l'altra? La più imbarazzante. La più imbarazzante e la cosa più figa. Beh, forse la cosa più imbarazzante è stata esibirsi in questo posto. No, quale dici? Al Super Happy Funland. Ah, ma è stata allo stesso tempo imbarazzante e molto figo. Possiamo dire. Allora, tra il surreale, l'imbarazzante, l'incredibile, eccetera, c'è stato questo concerto in questo centro sociale gestito da squatter americani, che uno dei quali utilizzava come appartamento la sua automobile. Nel parcheggio esterno al locale, e quando siamo arrivati nel parcheggio esterno lui stava guardando Titanic da dentro la sua automobile, quindi TV a tubo catodico appoggiato, sì. E dentro era una sorta di corte dei miracoli con grandi pupazzi, tantissimi oggetti ammassati, era un posto veramente assurdo, da rigattieri, ed è stata una serata un po' particolare perché eravamo noi e pochissimi altri eletti e un sacco ma veramente un sacco di animali. Insetti, tanti insetti, molto divertente. E poi questo non è stato proprio South by Southwest, ma diciamo in quel viaggio lì, esatto. Vabbè, comunque questo. Ascoltate 20 secondi di felicità puttana dei giornalisti e descrivetela in 10 secondi. Lo Spotify qua, sentiamo. Felicità puttana. L'abbiamo già sentita. L'abbiamo già sentita, la conosciamo, però adesso la faremo. Felicità puttana dei giornalisti. Vai. Sono un pezzo di Luca Carboni anni 80. Luca Carboniano, anni ottantiano. Estivissimo. Molto estivo. Arriviamo anche sulla parte testuale, che è la chicca. Il solito immaginario. Secondo me è inferiore a Riccione, come tutto, come immaginario, scrittura, eccetera. Però è un bel pezzo. Però immaginare quello, estate, viaggi in macchina verso la riviera.
Ma dai, sull'espressione felicità puttana vogliamo dire qualcosa? Ma lo dice nel pezzo? Credo di sì. Il tornello? No, non ancora. Ma sì, insomma, va bene. Ma è una canzone. È una canzone. Ah, no. Eccolo dopo. Che mala bestemmia se non senti bene. Sentire, ma quanto è puttana! Vabbè. Sapete anche voi, insomma, va bene. Beh, carino. Dai, un bel pezzo, un bel pezzo. Non nelle nostre corde, ma è oggettivamente un pezzo molto radiofonico, quindi funziona. Non ha bisogno di. Basta. Di cose brutte Sì, sì, sì. Vi piace Calcutta fisicamente, intendo. Beh, è un bellissimo ragazzo. Lo salutiamo e insomma, di solito lo incontriamo. Ci piace tanto. A Bologna. Ah, e aggiungo un aneddoto. Lui, Alberto. Una sera gli ha fatto una visita, perché Alberto è un dottore, e una sera lui è venuto a vedere un nostro concerto, e già che c'era, quando ha scoperto che era dottore, si è fatto fare una visita. E anche lui a quanto pare dottore. Bravissimo. Cazzo. È bravissimo, bellissimo, intelligentissimo, super bravo a scrivere, è un grande. È oggettivamente insuperabile. Le chitarre sono il vostro piatto forte, date nomi alle vostre chitarre. Top 5 chitarre che avete. Non ne abbiamo neanche 5. Ah, sono il vostro piatto forte, cioè è una domanda in realtà. Ah! Beh sì, dai. Beh sì, insomma, è un gruppo rock. È un gruppo rock and roll, quindi è abbastanza importante la figura delle chitarre. Diamo un nome alle chitarre. Dategli un nome. Un nome. Cioè le nostre chitarre rispetto ai pezzi, oppure le nostre chitarre come... Come strumento, così. La mia chitarra bianca la chiamerò Marianna. Oh, bello, è qua. E tu, Albi, cosa puoi fare? Bianca la chiamerò. E la sua chitarra bianca la chiamerà Bianca. Bianca. Bianchina. Esatto. Top 5 chitarre che avete. In realtà credo ne abbiamo complessivamente 5. Ma me l'hanno fottuta quella. Lui ne aveva una che è stata rubata. Era inline. Fender Jaguar. Io ho una Gibson bianca custom SG. Ma soprattutto c'ho una Stag da lui regalata, scala corta, giocattolo per bambini, che non vedo l'ora di portare su un palcoscenico. È grande così praticamente, molto bella. E in cucina, dateci una ricetta. Albi. Bucatini con fave, pecorino, pepe nero. In pratica, devi prendere le fave, le togli dal baccello e le decortichi. Dopodiché le fai saltare con un pelo di burro e guanciale, che prima deve essere un pochino fatto diventare croccante, grattatina di pepe, poi intanto cuoci la pasta. Quando scoli la pasta, naturalmente scolata un pochino indietro, fai sì mettere un pochino d'acqua, farla saltare e grattarci sopra il pecorino. Bravo. Così facendo si crea una bella cremina. L'aggiunta a piacere potrebbe essere di zafferano oppure pera. Bravo, molto molto interessante. Bello, bello. Molto bello. E cosa vi aspettate quest'estate? Cosa vi aspetta quest'estate? Allora, in questo momento siamo in una stanza di un delizioso albergo francese, siamo in Auvergne e abbiamo appena finito di suonare al Festival Europa Vox di Clermont-Ferrand, quindi questo era uno degli eventi che più aspettavamo di quest'estate, perché insomma quando andiamo all'estero è sempre molto piacevole. Davanti abbiamo un po' di roba, abbiamo la Puglia la settimana prossima, abbiamo Finale Emilia la settimana prossima, l'Home Festival di Treviso con un sacco di gruppi strabelli e gli Alt J soprattutto, oltre ai Wombats. E poi a novembre andiamo in Canada, all'Indie Week di Toronto. Ma non è più estate, quindi pazienza. Quindi bella ragaz, grazie mille di tutto e alla prossima. Ciao, appena c'è Ruggio? Sì. Perché in realtà c'è anche un quarto, ma era sotto la doccia. Ruggio, vieni fuori, sono però nudo. Vabbè, è bello così. Eccolo!